Una volta calibrato l'impulso del raggio, la luce colpisce la superficie e rimuove con precisione chirurgica i danni che i secoli o gli agenti atmosferici hanno inflitto all'opera d'arte. Minima invasività ed elevato grado di adattabilità a tutti i materiali fanno della tecnologia laser lo strumento maggiormente impiegato nel settore dei beni culturali per la pulitura e la conservazione del patrimonio artistico. Alle sue più recenti sperimentazioni ed applicazioni è stato dedicato un ciclo di incontri ai Musei Vaticani, promosso dall'associazione italiana APLAR. Sui rilievi in stucco, nelle microcavità del marmo, sulle superfici lignee, i dispositivi laser raggiungono con il proprio raggio l'area danneggiata senza provocare alcun effetto sulle zone circostanti, come ci spiega Ulderico Santamaria, responsabile del gabinetto di ricerche scientifiche dei Musei Vaticani. Uno dei grandi vantaggi è la selettività e la controllabilità, ovviamente a condizione che le sostanze da ablare, cioè da rimuovere, siano differenziabili sotto il profilo delle interazioni con laser, cioè se il laser le discrimina, noi riusciamo a rimuoverle selettivamente, cioè ciò che costituisce la patina del tempo, cioè la parte che storicizza l'opera, che la fa diventare antica, può essere conservata perché discriminata, cioè riconosciuta dal laser e quindi conservata. Una tecnologia sempre più raffinata da integrare comunque ai più comuni metodi di restauro tradizionale. Qui nel laboratorio dipinti e manufatti lignei dei Musei Vaticani sta per essere completata la pulitura della superficie di un affresco copto del X secolo, proveniente dal Sudan. Il restauratore Marco Pratelli. Il nostro collega, il restauratore che si sta occupando di questo intervento, con l'utilizzo del laser sta semplicemente rimuovendo uno strato superficiale prodotto da vecchi fissativi, depositi molto leggeri che si erano fortemente, avevano fortemente aderito sulla superficie dell'affresco. E viene utilizzato in questo caso per una rifinitura della pulitura, proprio per la delicatezza dell'intervento. I confini della sperimentazione si dilatano anno dopo anno. Nel laboratorio polimaterico dei Musei Vaticani, ad esempio, sono le reazioni delle piume agli impulsi laser ad essere oggetto di ricerca. Di questo particolare trattamento ci parla la restauratrice Catherine Rivier. Il problema fondamentale che pone la pulitura di questo materiale è che si tratta di oggetti estremamente delicati. La struttura della piuma, maggiormente costituita da beta cheratina, ha una struttura fisica molto complessa e la pigmentazione può essere sia strutturale che pigmentare, la colorazione. I pigmenti utilizzati non rispondono tutti allo stesso modo alle sollecitazioni sia meccaniche che chimiche. La tecnologia laser invece ci offre il vantaggio di evitare il contatto diretto e quindi dobbiamo adesso approfondire con una valutazione di nuovi laser, aumentando o diminuendo sia i tempi di esposizione che le energie, perché il problema fondamentale è l'accumulo di energia sulla piuma, che pone problema perché danneggia subito la struttura stessa della piuma.